Sconcerto all'eredità, la concorrente lo fa davanti a tutti e scatta la presa in giro generale. Ormai lo sanno tutti, il quiz pre-serale di Rai 1 regala sempre al suo pubblico spunti per ridere e divertirsi. Quello che è successo nell'ultima puntata, però, non ha nulla a che fare con le gaffe o con l'impreparazione dei concorrenti. Se la concorrente Rosalba ha catalizzato su di sé l'attenzione di tutti, è per altro. Per cosa? Per via del suo vizio, non ha autocontrollo. La paffutella Rosalba, infatti, come tutti hanno notato, non riusciva a smettere di muoversi. Tanto che qualcuno ha persino ipotizzato che fosse posseduta dal demonio. Vabbè, dai, che esagerazione, occhiali quadrati, capelli neri e sorriso perenne, Rosalba ha messo in difficoltà persino Flavio Insinna che non sapeva cosa fare di fronte a quella concorrente in moto perpetuo. Ovviamente sui social il pubblico si è scatenato. Rosalba non può stare ferma e si muove. Gesticola. Lo fa quando conosce la risposta alla domanda, sia quando invece non sa la risposta. Ma Rosalba ha anche un'altra caratteristica, ha una risata fragorosa, sguaiata, paurosa. E il pubblico in studio è senza parole. Quelli a casa ipotizzano che sia posseduta dal demonio per via della stranezza di quella risata e anche per via dell'atteggiamento che viene giudicato tutt'altro che normale. Punto per dire, di fronte a una risposta sbagliata di Maurizio, cioè un altro concorrente, l'indomabile signora è scoppiata a ridere, mancando completamente di rispetto all'altro concorrente. E ovviamente la sua maleducazione non è passata inosservata, anzi ha fatto scatenare, ancora di più, gli utenti dei social che le hanno scritto di tutto e di più. Volete leggere alcuni dei commenti degli utenti di Twitter? Beh, eccoli qua. Questi, naturalmente, sono solo alcuni. Rosalba, stai ferma con quella mano, tacci tua. Cancelletto l'eredità, lo confesso, sto guardando Cancelletto l'eredità da 30 secondi netti e già non sopporto più il gesticolare di Rosalba, siamo sicuri che Rosalba sia tutta in bolla? E ancora, Rosalba che te ridi sempre, non sei alla SAI l'ultima? Cancelletto l'eredità. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.